Allora, ragazzi, breve video perché a minuti torno a lavorare, però un brevissimo recap anche barra sfogo di quello che è successo in questo primo turno di campionato lo volevo fare. Per quanto riguarda il calcio in sé per sé c'è poco da analizzare perché abbiamo visto un Napoli in palla che fa fronte anche alle varie emergenze. Osimhen è espulso, Zielinski che si fa male e di per sé c'era già un centrocampo, insomma, arrangiato, quindi bravo il Napoli, brava la Roma che sovrasta una Fiorentina in 10 per la maggior parte della partita, poi arriva la parità numerica, ma un'ottima Fiorentina, un'ottima Roma, gran bella partita. Attenzione alla Roma quest'anno, vince la Lazio, vince l'Inter sabato, ma vabbè, abbastanza roboante e anche scontato a parer mio. Parliamo del, no, del Milan non parliamo perché ancora deve giocare. Parliamo della Juventus che era entrata bene in campo, poi si è sgretolata come se nel secondo tempo ci si fosse seduto Pirlo sulla panchina. Ma volevo parlare di una cosa in particolare che già mi sta logorando dentro. Ragazzi, gli arbitri, no, a proprio prima iscriviamoci al canale. Lasciamo un mi piace a questo video, se vi piace, un dislike se non vi piace, commento per farmi sapere perché non vi piace o perché vi piace. Commento è importantissimo, ragazzi, iscrizione, attivate la campanella delle notifiche, altrimenti non vi arrivano le notifiche dei video. Seguitemi su Instagram, su Facebook, poi canale Viola quasi attivo, lo so, è un mese che lo sto dicendo, lo so, ragazzi, ma il tempo stringe. Comunque, gli arbitri, no, ragazzi, no, per carità, non iniziamo a parlare di arbitri. Allora, ho sentito particolare. Sono state tre le partite incriminate, quella della Juventus, quella del Napoli e quella della Fiorentina. Ho sentito tifosi della Fiorentina, non quelli che conosco, per fortuna, quindi non Gabe e altri amici, colleghi simili, insomma, che ragionano, ma un'altra categoria di youtuber e di tifosi. Fiorentina 1, Pairetto 3. Finisce qui perché secondo qualcuno, e qui poi mi ricollego alla partita della Juventus, qui io vivo a Napoli quindi queste cose le vivo in prima persona, secondo qualcuno Osimhen è stato espulso, aprite le orecchie, spalancatele, per favorire la Juve. Ora voi mi dovete spiegare, allora Osimhen tira un pugno, uno schiaffo, quello che è al giocatore del Venezia, nessuno ha detto che non era fallo, ma perché è impensabile dire una cosa del genere? Fallo, punto, espulsione, non c'è neanche di cui parlare. Poi vedremo dal referto cosa uscirà, una, due, tre giornate. Ma per l'entità del fallo, parlare di per favorire la Juve è una follia, perché ci sarà la Juve alla terza giornata di campionato. Cioè, viene, ovviamente, viene espulso un giocatore del Napoli per favorire la Juve tra 2 giornate, quando poi il Napoli, cioè se volevano sfavorire il Napoli per dire, poi hanno dato 2 rigori al Napoli, che c'erano, 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 ma poi veniamo al discorso della Juve. Allora, una Juve che perché favorire la Juve? Se fosse vero, la Juve nella partita ha avuto un gol annullato, un rigore contro, c'era tutto, gol annullato. Qualche juventino si è permesso di dire che quello non era fuorigioco perché la spalla, quel. Ragazzi, non si può cominciare così il 22 di agosto. Come ci arriviamo a giugno? E basta col complotto. Ma torniamo a parlare. Se qualcuno voleva favorire la Juve, cioè vogliono favorire la Juve e danno rigore contro, gol annullato al 93esimo. L'altro gol di Deulofeu che viene convalidato, che ancora non ho capito la dinamica perché non hanno fatto vedere un cazzo di replay buono, ma insomma, fuori gioco pare non ci sia. Ma anche se fosse stato, cioè, sono errorini, ecco. Quindi non cominciamo col complotto, la Juve, gli arbitri, quegli altri della Fiorentina, non tutti, non tutti, quelli che ho visto fare questa cosa, perché l'espulsione di Drogowski. Ragazzi, Drogowski fa una cosa come la fa Osimhen, capre, 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 perché Drogowski esce a 20 metri dall'area di rigore,
Abraham che sta sì, leggermente andando sull'esterno, ma è a campo aperto praticamente. Ha tutto il, e aggiusta la posizione del corpo quel quanto basta per far sì che quella sia una chiara occasione da gol e quant'altro, e tutte le altre pappine che ci dicono per il regolamento. Ragazzi, quella è espulsione. Poi è il più opinabile degli episodi quello, perché si può dare anche un giallo e si recrimina, si dà il rosso e si recrimina. A mio avviso è rosso, a mio avviso è rosso, però se dai giallo non è un errore da matita rossa. Ragazzi, quello di Osimhen è palese, da, cioè, per favore. E nessuno, perché siete poco onesti, perché siete, ma non mi rivolgo a quello, a chi mi segue, per fortuna ce ne sono pochi. Ce ne sono pochi. Però voi condividete questo video con chi invece sostiene la teoria del complotto. Io non voglio parlare di arbitri, però l'esempio ve lo, non voglio neanche parlare di Bologna Salernitana, dove sembrava più rugby che altro, wrestling. Nessuno ha parlato dell'unico, nessuno, nessuno, neanche in telecronaca l'hanno detto, dell'unico errore arbitrale della giornata. Verona Sassuolo, il rigore per il Verona è scandaloso! Scandaloso! È vergognoso! E nessuno ne ha parlato, nessuno ne ha parlato. Parlate del pugno di Osimhen, della espulsione di Dragowski, del fuorigioco di Ronaldo. Perché dovete parlare? Perché dovete buttare fango su tutto? Ma non la seguite il calcio se vi fa stare così male. Ho letto quella di Osimhen, non è mai espulsione. Ma come? Come? Cosa non è mai espulsione? Lì c'è volontarietà. E qui devo dire la verità. Uno è stato. Tra l'altro, per Fiorentina-Roma è stato espulso anche Zaniolo. Per dire, volevano favorire la Fiorentina. È stato espulso anche Zaniolo. Che tra l'altro, secondo me, doveva essere espulso anche prima. Poi l'arbitro l'ha graziato su una trattenuta leggera. Poi, un minuto dopo, altra capra, insieme a Drogoschi, Osimhen, altra capra. Un minuto dopo fa la stessa trattenuta con un'intensità maggiore e l'arbitro lo butta fuori, giustamente. Ma cose normali, cose normali. Perché? Perché la teoria del complotto? Seguite un altro sport, fate un favore a tutti. Comunque, andate a vedere il rigore che hanno dato al Verona, che ancora io non me ne capacito. E come in telecronaca possano permettersi di dire... Il Verona ha meritato, non ha rubato niente. Come? Come? E invece quelli di DAZN avevano quasi paura a dire bisogna valutare l'entità del contatto di Osimhen. Avevano quasi paura a dirlo, perché si crea tutto, perché voi pensate che queste cose non arrivino ai piani alti, invece arrivano. La teoria del complotto arriva. Comunque. Mi è piaciuta la serie, tanti gol, tante emozioni, squadre spregiudicate, squadre che hanno tutte voglia di vincere, poi magari non vincono. Qualche squadra nettamente inferiore, secondo me, come il Venezia, per dire, come purtroppo il Genoa. E la Juve, alla fine, ci sta a steccare una partita, ce l'ha sulla coscienza praticamente Szczęsny, che ha regalato due gol all'Udinese. E la Roma molto bene. Vedremo un bel campionato, ragazzi. Napoli molto bene, quindi attenzione, attenzione, iscrivetevi al canale, ragazzi. No alla teoria del complotto. No alla teoria del complotto. Iscrivetevi al canale, campanella delle notifiche. Seguitemi su Instagram, seguitemi su Facebook. Facciamo qualcos'altro? Like a questo video e un commento. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.